Sono Giancarlo Tagliaferri, ho 58 anni, sono consigliere regionale per il territorio di Piacenza per Fratelli d'Italia. Sei stato sindaco per 9 anni di San Giorgio. Certo, è stata un'esperienza indimenticabile perché mi ha riportato a quelle che sono le mie radici. Io sono nato a San Giorgio 58 anni fa, la mia famiglia è una delle famiglie di San Giorgio, storiche. Per me tornare dopo tanti anni come sindaco è stato davvero un'esperienza che mi ha segnato profondamente e che mi ha riportato a quelle che erano le radici, i valori più autentici, quelli della famiglia, quelli legati alla comunità. Da quanto è che però hai iniziato a fare politica? Già facevi politica? Ma io diciamo che da sempre sono stato comunque interessato alla politica. Ho dedicato gran parte della mia vita e soprattutto la parte dai 30 anni in poi tantissimo alle associazioni di volontariato e alle associazioni di servizio. Dopo il servizio militare che ho svolto come ufficiale di complemento in artiglieria, altra esperienza che comunque mi ha dato questa anche possibilità di assaporare le gioie e i dolori del comando. In quel frangente ho partecipato anche agli aiuti in ausilio alla popolazione della Valtellina. Ho visto che hai avuto anche un riconoscimento. Sono stato diversi mesi in aiuto alla popolazione e quindi ho potuto constatare già allora quelli che devono essere i disastri che possono capitare anche a livello meteorologico. Verso i 32-33 anni sono entrati in Round Table, che è un'associazione, un club service di servizio dove ci sono giovani imprenditori e professionisti che si uniscono per cercare anche di fare azioni benefiche. Ho fondato il Lions Club a Piacenza in Farnese. E sei anche membro del Telefono Azzurro. Certo, sì, questa è un'esperienza, siccome la Round Table è stata una cofondatrice di Telefono Azzurro negli anni io poi sono entrato nel direttivo nazionale, per alcuni anni sono stato tesoriere di Telefono Azzurro e oggi sono consigliere. Tu hai fatto il volontario appunto in pubblica assistenza per tanti anni, tra le tue esperienze di volontariato. Sì, ho fatto una decina d'anni, purtroppo ci posso andare qualche volta di notte, ci vado di notte, faccio servizio notturno. Ah, di notte? Che H24, è per forza, di giorno è impossibile per me, ancora perlomeno. E anche donatore Avis? Sì. Sono donatore Avis. Anche se dovrei mangiare un po' meno e quindi avere i valori un pochino più e dare un sangue un po' più povero, invece Dio è piuttosto ricco di... È difficile la Piacenza. È difficile la Piacenza, ma non è che a Bologna la situazione sia migliorata di tanto. I tortellini, insomma gli anolini e poi adesso i tortellini sono i due piatti che amo gustare con più frequenza. Sì, però sono più piacentini quelli. Certo. Rinunciarci. Abbiamo delle eccellenze sul territorio e sono una condanna per i trigliceridi e sicuramente per la dieta. Ci siamo dimenticati anche della box, perché appunto in giovane età ho praticato a livello amatoriale pugilato, la pesistica. Per quanti anni? Diversi anni, poi sai, pugilato è una pratica che se la fai a livello amatoriale
la puoi svolgere anche negli anni più tardi. La pesistica invece continuo a praticarla, devo dire ahimè andando pochissimo in palestra, perché adesso ho la scusa di Bologna, quindi ho la scusa con me stesso. E sei stato anche presidente, insomma? Sì, per ben 20 anni sono stato presidente della Box Piacenza, mi sono molto onorato di questo con il grandissimo Bruno Orsi, storico allenatore, e quindi ho organizzato anche come organizzatore di incontri di pugilato, insomma, ho avuto la mia esperienza negli anni. Organizzatore, ma che fatti? Sì, beh, qualche pugno. Per forza, facendo. Qualche pugno l'ho preso, qualcuno l'ho dato. Qual è stata la tua prima esperienza politica? La colpa è stata di San Giorgio, in particolare di Luigi Moreschi, persona che raccolse ai tempi nel 2007-2008 1200 firme per non far abbattere la famosa fontana di San Giorgio, diventata poi appunto ancora più famosa perché ci fu un contenzioso, e quindi poi mi è toccato abbandonare, diciamo, in larga parte l'imprenditoria per poi diventare, perché anche un sindaco di provincia alla fine difficilmente riesce a svolgere la sua professione in modo adeguato. Perché tu infatti hai una concessionaria d'auto. Beh, sono tuttora concessionario, ovviamente la concessionaria non riesco a seguirla, la segue mio cugino, mio socio e omonimo, Giancarlo Tagliaferri anche lui, quindi. Quali sono le battaglie che hai portato avanti da sindaco che ti ricordi? Tante. La Costituzione a San Giorgio del controllo di vicinato. Molti non erano, diciamo così, così convinti, e anche da parte inizialmente delle forze dell'ordine un po' di diffidenza c'era. Dopo è stato stipulato un accordo, con un protocollo con la prefettura, e quindi c'è stata una grande sinergia con le forze dell'ordine. Oggi come oggi abbiamo a San Giorgio e anche nell'Unione Valnure, della quale mi onoro di essere stato presidente per un po' di anni, abbiamo uno dei controlli di vicinato di eccellenza a livello nazionale. E dialogando con le persone ho smussato anche il mio carattere, che non è mai stato molto un carattere troppo accondiscendente o troppo facile, ne sono stato un giovane abbastanza turbolento. Ricordo anche, non lo dico ovviamente con orgoglio, ma con un po' di dispiacere, ma ho avuto anche 6 in condotta a scuola, in quinta liceo, ma poi insomma con la laurea in giurisprudenza e con una vita che ha cercato poi di essere sempre molto a disposizione di tutti, ho sicuramente compensato questa diciamo impulsività giovanile. Il cinema, il teatro, hai modo di andarci di tanto in tanto? Io prima al cinema andavo praticamente 2-3 volte alla settimana, al teatro beh, sono appassionato di lirica, accompagno mio padre che è novantenne e quindi lo accompagno. Vorrei appunto anche fare un inciso sull'iniziativa che vorrei portare avanti, anche appunto se si è concluso il mio mandato attivo di sindaco, quello di poter utilizzare il nostro bellissimo torrazzo che è simbolo di San Giorgio, anche da un punto di vista turistico, quindi ripristinando la scala interna e anche le sale che sono nel castello comunale, che è un castello del 1100. Dal terrazzo in alto si vede tutta Piacenza, c'è una vista meravigliosa, e il costo sarà più o meno attorno ai 90-100 mila euro di tutto, e allora siccome ci sono 90 scalini raccoglieremo fondi, nel senso che tra virgolette venderemo gli scalini, cioè daremo, faremo adottare gli scalini da coloro che
che volessero dare un contributo. E un viaggio che ti ricordi che magari hai fatto tempo fa? Che... Guarda, il viaggio più bello, certamente uno di quelli più scomodi, uno di quelli più difficili che ho fatto è stato quando nel 2000 abbiamo portato come round table questo pullman in dono ad una comunità di accoglienza, un centro accoglienza in Albania. Quindi siamo sbarcati in Albania con il pullman, con tutti i pezzi di ricambio che sembravano essere rubati, quindi abbiamo dovuto giustificare pezzi di ricambio per il pullman e quant'altro, e generi alimentari, supporti. Siamo sbarcati e siamo andati in questo centro accoglienza di orfani, di bambini dimenticati. Quando sono arrivato là ho portato il pullman, il regalo e altri generi, e poi abbiamo portato ovviamente altri sovvenzionamenti. Oggi, allora era una realtà con 16-20 bambini, oggi ce ne sono 120, molti dei quali sono rimasti come educatori, quindi abbiamo cercato anche di trovare un futuro per le persone là. Quali sono i temi che vuoi portare, diciamo, fino alla fine della legislatura in assemblea, quelli su cui insisterai di più? Sono tanti, Cercare anche in merito agli oneri, all'aumento degli oneri di urbanizzazione, di tenerli appunto come quelli che sono. Ecco, questa è una delle battaglie. Le altre sono tutte quelle che in questo momento caratterizzano il centrodestra, cioè in particolare Fratelli d'Italia, quelle legate alla sicurezza, quelle proprie del nostro partito, che vogliono la sovranità popolare, vogliono la gente al centro di quello che è, di quello che sono le decisioni che vengono condotte dall'alto. Insomma, io questo è un qualcosa che sento profondamente, questa centralità del ruolo delle persone. Cosa porti di Piacenza a Bologna adesso che sei consigliere regionale? Io spero di aver portato, non dico una ventata nuova, ma nel senso tutta la mia voglia di fare, la mia esperienza, il mio bagaglio di esperienza, che è stato appunto quello di essere davvero molto molto in contatto con le persone. Credo che quello sia una delle caratteristiche che mi è davvero propria. Mi piace proprio parlare con la gente, mi piace starci insieme, anche se fosse foriero di polemiche, sto anche fino a l'una di notte a parlare senza problemi. Peccato che non ho fatto benzina, adesso rimaniamo a piedi. No. Cazzarola. Meno male che ho guardato giù, Ho detto lo faccio. Se ci fermiamo sarà la prima volta che rimaniamo in panne durante una trasmissione, per colpa mia. Se ci fermiamo è il tramonto di Tagliaferri.